Buongiorno, siamo a Milano e siamo in compagnia di Gianni Martin del sito eroscommunity.it. Lui, per chi non lo conosce, è uno storico nottambulo delle coppie swing. Parlaci un po' cosa significa coppie swing, Gianni. Allora, io ho iniziato circa 20 anni fa, mi ha portato un amico in un club e ho iniziato a capire cos'era il mondo swinger. Certo, allora c'era il fermo posta, era tutto un altro mondo, adesso è cambiato tutto con i social network, con la tecnologia, con Facebook, è tutto cambiato. Però questo mondo, io posso dire che me ne sono innamorato subito. 20 anni fa, quando mi hanno portato per la prima volta in un club, io subito ho capito che questa era la mia vita e mi è piaciuto tanto, ho conosciuto tanta bellissima gente, conosco gente in tutta Italia e in Europa anche, facciamo feste ovunque. Cioè, è una vita. Ma tutto è un hobby il tuo, specifichiamolo, sì, perché sì, non è un lavoro. Sì, 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 assolutamente, è un hobby. Ho praticamente fatto nascere un social network che si chiama www.eroscommunity.it, dove io organizzo delle feste, aperitivi, anche nei locali normali, dove viene gente normale. Però è un modo di socializzare diverso e è un modo veramente bellissimo di stare insieme fra la gente. Ci si diverte da matti. Dal fermo posto a trasgressivo, quindi al locale normale, vi incontrate, vi conoscete e poi ognuno fa i suoi desideri, applica le sue... Certamente, certamente. Diciamo che il punto di incontro è il locale, le cose, poi dopo ci sono feste in casa, feste nei locali, ma tutto è improntato sull'erotismo, la trasgressione, queste cose qua. È chiaro che poi ognuno nel suo limite, c'è chi fa tanto e c'è chi fa poco, c'è chi non fa nulla, cioè è una cosa che dipende, è soggettiva. Quindi questa Milano, questa Lombardia di notte, i tempi non cambiano, anzi col social ci si rinnova. Sì, sì, diciamo che prima era appannaggio di pochi, adesso è diventato veramente, con i social network sta veramente crescendo, i ragazzi, le ragazze che si affacciano a questo mondo, è veramente bello, il naturismo, queste cose sono tutte veramente molto belle, a me, almeno la mia vita, a me piacciono molto. Quindi cosa consigli per chi vuole avvicinarsi a questo mondo, per farlo diventare una passione come tu consigli di fare, che ti ha cambiato la vita, ti ha dato... Venite, intanto iscrivetevi su eroscommunity.it e poi venite in qualche aperitivo normale, nei locali normali, e iniziate a vedere le persone, come sono, come si muovono, cioè il loro modo di vivere, e dopo pian pianino fate qualche passettino avanti. Certo, non potete buttarvi così subito a capofitto, però la cosa è molto bella, credetemi. E queste donne, questo pubblico femminile che ti segue, che ho visto io, cosa ne pensa di questi social, queste modernità? Ah, stupendo, perché loro, ci sono tante persone che postano le loro foto, fanno foto bellissime anche outdoor, cioè fanno delle foto trasgressive, un po' nude, un po' così, veramente sexy, cioè erotismo a manetta, e col social ti puoi sbizzarrire nel fare fotografie, postarle, i commenti, e poi ci si conosce così, ci si scrive, ci si fa un commento, un complimento e ci si fa amicizia. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, stiamo sempre crescendo. Adesso devo fare la nuova app, devo fare una bella app, devo fare tante cose, e poi fino a quando prenderemo, il mio sogno è prendere un aereo, tutto per noi coppie, e un villaggio tipo ai Caraibi, da qualche parte un villaggio solo per noi, tutte coppie scambiste in un villaggio ai Caraibi, dove metto insieme le coppie di tutta Italia in una bellissima spiaggia caraibica. I single non vengono? Sì, possono venire anche i singoli selezionati, beh, ragazzi, certamente, sicuramente sì, servono i singoli. E gay, lesbiche, trans, come funziona? Allora, guarda, tra le coppie ci sono tanti bisex, tanti che sono sia le donne che tantissime bisex, e anche degli uomini che sono bisex, quindi abbiamo già un panorama variegato, guarda, credimi. Quindi siete aperti a tutto? Siamo aperti a tutto, non abbiamo assolutamente pregiudizi contro nessuno. Va bene, io ti ringrazio e buon divertimento. Ok, ciao a tutti, ciao ragazzi, grazie, ciao.